Benvenuti, ciao, molto piacere. Allora, io sono Roberto Zecchini, compositore, chitarrista, improvvisatore. C'ho questo quartetto da un punto di vista straordinario che si chiama Ecos Sustainable e in questa particolarissima occasione stiamo registrando quello che sarà il prossimo lavoro discografico che si chiama Non essere troppo affettato. Ed è per questo che abbiamo scelto insieme al presidente della società Svetlin House una fabbrica di affettatrici per un evento che sicuramente insomma ha la sua parte musicale pienamente riuscita, fantastico secondo me, suono bellissimo, accoglienza splendida nonostante il periodo pubblico numeroso che partecipe. Oltretutto Davide ha ben pensato di aiutarci offrendo poi una cena e quant'altro per far sì che il pubblico fosse a suo agio. Stiamo attraversando un periodo molto particolare, quindi è stato particolarmente significativo e vincente trovarsi tutti qui. Spero che questa cosa abbia immediata pubblicazione, anche se dovrà essere un lavoro mixato prodotto, ma insomma, le basi sono ottime. Per chi volesse informarsi su roberto.zecchini.it o tutti i social del mondo, insomma, chi mi conosce sa benissimo che sono la mia 81esima pubblicazione discografica. Vorrei ricordare i nomi dei musicisti. Dei musicisti del progetto Ecos Sustainable, quartetto, Luca Linisio alla chitarra elettrica, Samuele Brunori al basso acustico e Luca Di Muzio alla batteria. Tutti sono partecipanti al corso del chitarrito di Gezzema che abbiamo tenuto presso l'Accademia di Pescara, selezionando questo progetto. Grazie. Grazie a voi.